Una celebre pellicola degli anni 90, The Truman Show, racconta la storia di un uomo che è l'ignaro protagonista di uno show televisivo. Egli è quotidianamente spiato dall'occhio delle telecamere e il suo mondo è fasullo. Infatti i personaggi che lo popolano sono degli attori, delle comparse, dalla moglie ai colleghi fino agli amici. Eppure egli non si accorge della falsità di quanto lo circonda. Durante un'intervista all'autore del programma televisivo viene domandato come sia possibile che Truman non si accorga della falsità di quanto gli sta intorno. E la risposta che quest'autore dà è che la maggior parte di noi non si accorge di quello che lo circonda, ma soprattutto non si domanda il perché di ciò che gli sta intorno. È quello che, se ci pensate, accade anche a noi tutti i giorni nell'ambito del mondo, per piccolo che sia, nel quale ci muoviamo e del quale non conosciamo quasi nulla e soprattutto del quale non conosciamo la storia. L'Italia è il paese dei mille campanili. E allora vi siete mai domandati per quale motivo la nostra città ne abbia tre nell'arco di pochi metri? San Settimio, San Floriano, il Palazzo della Signoria. E ancora, perché ci sono tre santi patroni e soprattutto chi sono? Che cosa sappiamo effettivamente delle origini della nostra comunità? Oggi proveremo a scoprirlo attraverso un viaggio nel tempo che ci porterà alle origini della Res Publica Esina. Umbilicus Urbis, piazza San Floriano, piazza Federico II. In realtà questi toponimi si riferiscono tutti alla stupenda piazza nella quale mi trovo. Oggi faremo uno straordinario viaggio nel tempo, sino alle origini della Res Publica Esina, ovvero al tempo in cui la comunità locale, rinata dopo secoli bui di devastazioni, morte, si ridiede un'autonoma forma di governo e intraprese la straordinaria avventura della conquista del contado. Ma lo faremo con un occhio puntato anche alla Vallesina e precisamente all'epoca nella quale la maggior parte dei cosiddetti castelli di Jesi videro la loro nascita. Vedremo anche che ci sono molte domande alle quali non è stata ancora data una risposta, ma di sicuro alla fine di questo affascinante viaggio nel tempo vi posso assicurare che non guarderete più a Jesi e alla Vallesina con gli stessi occhi di prima. Un anno molto importante nella storia di Jesi e della Vallesina, non solo perché nel mese di dicembre nasce in questa piazza l'imperatore Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, ma anche perché nello stesso anno, nel mese di maggio, si tiene in questa piazza un'importantissima cerimonia. Ce ne dà conto un antico documento, il più antico ad oggi noto, il quale racconta di quello che sostanzialmente fu l'atto di sottomissione di uno dei tanti feudatari della Vallesina nei confronti della civica comunità di Jesi. Il conte Trasmondo di Morro Panicale presta atto di fedeltà nei confronti del comune di Jesi. Secondo gli storici, questa cerimonia sancisce in qualche modo la nascita del comune di Jesi. E oggi noi la conosciamo come Palio di San Floriano, ovvero quella cerimonia che si ripeterà per secoli e secoli fino al 1808. In origine la comunità jesina non ha un suo luogo di riunione. Funge a questo scopo la cattedrale,
presso cui si svolgono le pubbliche adunanze, convocate dal rintocco delle campane. Una importantissima pergamena del 1119 testimonia l'esistenza di un duomo dedicato a San Salvatore e San Settimio. Un documento molto importante perché è la prima ed unica testimonianza relativa alla devozione al protovescovo, ossia San Settimio dal IV secolo. Infatti, nemmeno il bando delle fiere del 1304 fa riferimento diretto al santo. Se non fosse per tale pergamena, non avremmo notizia della devozione tributata nei confronti di San Settimio fino al 1479, anno durante il quale l'allora vescovo di Jesi, Tommaso Ghislieri, ordina i lavori di ristrutturazione della chiesa cattedrale. Durante questi lavori, le spoglie del santo vengono rinvenute al di sotto della pavimentazione della chiesa. Dunque San Settimio protovescovo della città di Jesi, ma in realtà il primo documento che certifica la presenza di un vescovo e dunque di una diocesi nella città di Federico II risale al 680 d.C., quando cioè tale Onesto viene annoverato tra i vescovi partecipanti ad un sinodo romano.